Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di The Forest. Nell'ultima puntata abbiamo esplorato un enorme cavernone e trovato di tutto di più, tra cui un mutante che partorisce mille altri piccoli mutanti. Una scena terribile, quella proprio mamma mia quanto è angosciante da vedere quella parte. Ma siamo tornati alla nostra base, abbiamo finito di costruire la nostra funicolare e vi ho detto che questo episodio l'avremmo dedicato un attimo a espandere la nostra base, ma prima di prendo tutte le penne io, tanto mi faccio una dormitina, sono vicini comunque, prima di iniziare la costruzione torneremo nella caverna dove siamo stati, perché nello scorso episodio andavo di fretta alla fine perché era già un'ora e passa di video. Andavo di fretta e ho toppato un oggetto che io ricordo, più di uno in realtà, ricordo si trova lì, in quel bellissimo posto. Quindi ci torniamo adesso a prendere l'oggetto perché mi pare di ricordare dove fosse. L'ho proprio vista anche la cosa, l'entrata. Oi. Ah, ecco, non riuscivo a prendere il pesce. Dicevo, mentre che eravamo lì ho visto l'entrata di questa stanza e ho pensato, dopo ci vado, e non ci sono andato. Pesce, pesce, pesce. Mannaggia. Aspetta che vado a spegnermi che ho preso fuoco per la terza volta. Porca miseria. Ma io non lo so, se passano i cannibali di qua e mi vedono qui che scappo nel fiume bruciando, secondo me mi lasciano stare, dicono questo poverino. C'è il pesce dentro, sì? Si è spento il fuoco, mannaggia. Mi sa che non ho messo il pesce nella pentola. Pesce crudo, ok, ho capito qual è il problema, perché ho messo prima la pentola. Ok, allora, facciamo le cose per bene, intanto vieni. Olè. Il pesce. Ora stiamo facendo una zuppa di pesce. Ma siamo ancora malati, tra l'altro. Fammi vedere un po' nel nostro libricino. Infetto. Trova l'aloe per guarire. Abbiamo l'aloe. Mangiamocela. Basta così? Mi pare strano. Basta così. Ok. Metti via sta lancia, per favore. Che abbiamo fame. Eccola. Pronta la nostra zuppa di pesce. Voilà. E possiamo andare. Dietro abbiamo da mangiare nulla. Quindi ci prendiamo uno e due. Ma tanto questa volta dovrebbe essere veramente veloce. Sarà proprio una cosa mordi e fuggi. Prendiamo la nostra bellissima funivia. Senza fare i giri o buttarci dalle rocce. È figata. È troppo figa questa. E poi da qui dobbiamo andare in direzione di qua. Di qua. Perché praticamente dobbiamo tornare. Quella grotta lì. Quindi, volendo, potremmo rientrare anche qui dal villaggio. Ma entrare dal villaggio è poco furbo. Perché il villaggio è sempre pieno di gente. O comunque c'è sempre abbastanza gente intorno. E poi saremmo dalla parte più lontana. Perché in realtà. Queste mi sa sono velenose. In realtà la stanza che ho guardato e ho detto dopo ci entro e poi non ci sono entrato è vicina da dove siamo usciti, quindi entrare da qui vorrebbe dire fare tutto il percorso. Stiamo andando bene? Sì, stiamo andando bene.
Qui siamo nella parte esterna del villaggio dove abbiamo trovato il disegno di Timmy e il barattolo di vernice. Dovremmo stare andando bene, credo. Sì, stiamo andando bene. Dobbiamo tornare a quel gruppo di capanne qua giù. Così vi rendete conto meglio, dato che adesso ce la facciamo tutta per bene di giorno così. Vi rendete conto meglio delle dimensioni della mappa. Equipaggio. Raccogliamo un po' di bacche, di mirtilli che fanno sempre comodo. Qui prendili la calendula, altra calendula. Ci dovremmo essere quasi. Infatti, manca pochissimo. Eccolo qua, questo è l'ingresso. Perfetto. Vedete quanto è... Vedete? Qui siamo adesso. Vabbè, pipistrelli. È piccola, eh. È veramente piccola sta mappa. Accendino, grazie. E io prenderei anche la mazza perché non si sa mai. La stanza che ho visto e abbiamo toppato era qui. Oh, anche questa. Ma queste mi sa respawnano, eh. Ecco perché dicevo che non le avevo viste l'altra volta. Accendi, please. Eh sì, sono quelle dell'altra volta, ma sono respawnate. Bene, 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 tessuto in più per noi. Tanto, come avete visto, serve sempre il tessuto. Era... soldi pure, anche questi sono respawnati. Dove era lì? Eccola qua, eccola qua. L'ho proprio vista e ho detto dopo ci andiamo e non ci sono andato. Qui troveremo un altro oggetto a noi molto utile, oltre che a un po' di robe interessanti. Magari se facciamo così che senza guanti si trita la mano, ma... Accendi. Altri pezzettini dei figli di Virginia. E qui sotto c'è questa stanza. Guardate che roba. Qui abbiamo Lost Children of the Peninsula. I figli persi della penisola. Guardate quanti. C'è uno scatolone pieno di questo libro. Questi di sicuro non sono stati grigi a portarli qui. Non credo proprio che grigi leggano. E tantomeno che si procurino uno scatolone intero dello stesso libro. Tra l'altro che si intitola I figli perduti della penisola. E medicine. Valigie. Una videocassetta, Lost Children of the Peninsula. Quindi, oh, delle frecce. Quindi, queste forse sono VHS. Sì, sono VHS, ecco, non sono libri, sono VHS. Sono videocassette. Che magari più giovani di voi neanche conoscono le VHS, però dai ragazzi, le videocassette, insomma. Prima dei DVD c'erano queste. Qualcuno le ha portate qui. Di sicuro non sono stati grigi. Di sicuro. Andiamo qua. Qua abbiamo un foglio. Aggiunto la sezione note del libro. Premi B per aprire. Cioè, da qualche parte ce le abbiamo noi queste cose.
qui. No. Eccolo. Eccolo qua. Questo è un... un'autopsia, ecco, non mi veniva il termine, su Jessica Cross. Omicidio. Che è stato commissionato da il fratello, cioè sister, vedi, notificato dalla sorella, investigato da Alan Balm. Quindi è stata la sorella a richiedere questa roba, e il medico, presumo, quello che sta facendo sta roba, è Alan Balm. Capelli marroni, peso 55 kg, già in rigor mortis, occhi non si capisce bene, forse azzurri, altezza 1,64 m, colore del fegato normale, roba particolare nel viso niente, temperatura corporea 10 gradi forse, data 20 settembre. Marchi, insomma, marchiature e ferite rimaste nel corpo, molteplici ferite da accoltellature, cioè da armi da taglio, e un trauma cranico. Causa della morte, omicidio violento, autopsia richiesta. Ok. Quindi qualcuno qui aveva a cuore la morte di questa donna, che è stata uccisa per omicidio. Quindi io continuo ad essere stupito del fatto che qui nel mezzo non ci sia la nota che noi avevamo trovato lo scorso episodio. È davvero un peccato. Comunque ve l'avrò sicuramente tradotta io in post-produzione, perché lì per lì pensavo ai fatti miei e non ho minimamente fatto caso a quello che c'era scritto. Qua abbiamo flare a non finire e candelotti di dinamite a non finire. Quindi quando avremo bisogno di candelotti di dinamite sappiamo dove venire a procurarceli, perché sono così tanti che io di più non posso portarmene. 5 è il massimo che possiamo portarcene. Quindi stiamo attenti con questo accendino. Una corda, altra dinamite, guarda che roba, bibite. Accendi qua. Bibite a gogo. Nastro adesivo, la corda, ce la prendiamo. Un altro barattolo di vernice e un pennello. Quindi questa vernice viene attivamente usata, e questa stanza, possiamo dedurne dalla presenza di questo barattolo di vernice, che è collegata alla stessa persona che sta lasciando in giro questi barattoli di vernice. Perlomeno ci viene, magari non l'ha fatta lui, ma ci viene, ok? Ma possiamo, questa non è roba, guarda che roba, scatoloni. Questa non è roba fatta da un indigeno, da un cannibale. Questo è palesemente una persona, tra virgolette, evoluta. La stessa persona che potremmo intuire sia quella che ha dato la pistola a Timmy. Perché anche quella, vi dicevo, se aveva una pistola. In più abbiamo trovato quel foglio nello scorso episodio, con una scritta rossa sopra, come la vernice rossa, e parlava di un dio geloso, eccetera, eccetera. Ma comunque, qui c'è qualcosa che non quadra, di grosso anche. Ma noi siamo venuti qui per questa, per l'ascia moderna, perché... Oh, qui dentro... Mi sa c'è una valigia glitchata dietro, non lo so... Noi siamo venuti qui a prendere la nostra ascia moderna che avevamo toppato lo scorso episodio. Non mi pare ci fosse altro qua. Ok, vestiti per cambiarci. Comunque, altri dubbi. Altri dubbi. Adesso ci tocca fare una bella risalita fin lassù. Se spengo
la luce. È meglio? No. Quindi posso anche tenerla accesa. Non siamo al pieno della stamina. Accendi, sta accendino. No, non ce la fa più sto povero Cristo. Ci siamo quasi. Ok. Adesso ce ne possiamo andare. Da qui. Era di qua. Ok, sì, stavo già sbagliando strada. Perfetto, ecco l'uscita. Ok, missione compiuta. Tutto questo casino per andare a prendere la nostra ascia moderna, che è il miglior strumento che abbiamo al momento, perlomeno, per tagliare la legna, per fare legna. È molto meglio della nostra ascia di fortuna. Quindi ce la mettiamo nel quarto slot al posto dell'ascia di fortuna, che a questo punto non ci serve più. Non è male neanche come arma, devo dire, questa qua, se la vogliamo utilizzare anche come arma contro di qua è casa nostra, contro gli indigeni possiamo, è veramente buona. Ma in realtà si può usare qualsiasi cosa come arma contro gli indigeni. Potete costruire lance, potete utilizzare anche l'accettina, quella lì, antincendio d'emergenza dell'aereo con cui partiamo. Fa schifo, però si può usare anche quella. Questa è che non fa per niente schifo come arma. Non fa per niente schifo. Ha un buon consumo di stamina, buona velocità d'attacco, buon danno, buon tutto. Però io continuo a preferire la mazza. La mazza proprio mi piace. Soprattutto perché la mazza può essere potenziata e può diventare un'arma veramente, veramente, veramente ottima. Secondo me, mio modesto parere, la miglior arma del gioco. Però quello per un gusto mio personale, ci sono tante ottime armi e questa accetta moderna è una delle quali. Liberissimi di utilizzarla perché è veramente buona. Ho preso questa accettina moderna perché lo scorso episodio me ne ero dimenticato. Questa avremmo dovuto prenderla lo scorso episodio, però ero abbastanza di fretta, che eravamo già un'ora di video andante e avevo fretta di concludere l'episodio e quindi passando di lì di fretta ho ignorato la stanza e non l'ho presa, quindi l'avremmo già dovuta prendere lo scorso episodio, ma ho deciso di tornare lì a prenderla perché, dato che ci dobbiamo costruire casa, avremo da tagliare un po' di alberi e con questa facciamo meglio. Cioè è stupido tagliare gli alberi con l'accetta improvvisata quando avremmo già dovuto avere questa. Mi serve un po' di stamina qua perché non si va più da nessuna parte. Ho sbagliato. Voilà. È veramente stupido. Voi vi chiederete: Madonna, ma Scencio, ma cioè, guardare te, tu vai diretto dove sai già. Oh, guarda lì! Hanno trovato la nostra funivia, guarda lì. C'è il leader lì dietro perché quello col teschio, quello che se n'è appena andato, è uno lì sopra. Hanno trovato la nostra funivia. Dicevo, tu vai già a colpo sicuro lì perché sai già dove sono gli oggetti. Sì, questa è una cosa che
Farò spesso durante questa serie. Andrò a colpo sicuro, come per la pentola, come per la mappa, la bussola, così come per l'accetta. So dove si trovano gli oggetti, quindi sarebbe stupido fare finta di non saperlo. Cioè veramente sarebbe stupido. Ci sono tantissimi di questi oggetti che si possono trovare in giro e io purtroppo alcuni non ricordo bene dove fossero, ma la stragrande maggioranza sì. Cioè so dove stanno e quindi vado e li prendo, ragazzi. È così. Questa è la differenza tra quello che vi dicevo, tra uno che gioca The Forest la prima volta e uno che l'ha già giocato più volte. Sai già, gli item sono sempre nello stesso punto, quindi sai già dove sono e non c'è nessun mistero, ecco. E fare finta di niente, oltre che essere stupido, non porterebbe a nulla di buono, perché questi oggetti qua non è che li trovi con delle deduzioni logiche o... che ne so, ci sono enigmi o cose da fare particolari per ottenerli. Devi semplicemente esplorare e li trovi. E te li trovi davanti. E fai, oh ma guarda cosa c'è qui, e lo prendi. Quindi capite che il succo, la differenza tra me e uno che non ha mai giocato a The Forest è semplicemente che io ho già esplorato. E l'esplorazione non è proprio una cosa super divertente da vedere, perché si parla di perdere un sacco di ore ad andare in giro così a vuoto, proprio a vuoto, esplorare caverne, proprio un sacco. E quindi, oh, quest'albero ancora non è ricresciuto. E quindi non è proprio il massimo da vedere. Guardate come taglia veloce sta roba, guarda qua. Guarda che spettacolo, voilà. Una figata, eh. Quindi voi secondo me ci avete solo che da guadagnarci, perché non vi perdete nulla. Fate conto, è come se io esplorassi off camera e poi vi faccio vedere direttamente dove trovo le cose. Più o meno è la stessa roba. Gli alberi... Oh, ma ha capottato il coso. Gli alberi cadono sempre nella direzione opposta... No, nella direzione in cui il giocatore sta guardando quando lo si taglia. Quindi potete utilizzare questo trucchetto. Gira qui. Olè. Potete usare questo trucchetto per far cadere gli alberi dove volete voi. A cosa serve? Per farli cadere vicino, vedete, al carrellino. Io lo taglio in questa direzione qua. Lui dovrebbe cadere più o meno, ovviamente, in quella direzione lì. Vediamo, vedi? Opla! Ora è caduto un po' più a sinistra, ma comunque, vedete, ci siamo. Siamo in direzione carrellino. Si sta facendo buio di nuovo, tra l'altro. Forse un altro albero riesco a portarlo, perché ce ne serviranno un bel po', eh. Ce ne serviranno un bel po'. Questo è bello grosso. Vedete quanta stamina risparmio, quanto prima faccio con questa accetta qua. E ne avrò da tagliare di alberi, eh. Ne avrò da tagliare. Ah, è pieno. Ok, butta giù allora. Li torniamo dopo a prendere. Intanto portiamo questi a casa. Olè. Ci facciamo una bella dormita, perché sennò voi non vedete nulla. E poi iniziamo a costruire. Eccoci arrivati. Mi era sembrato di averlo visto là in mezzo agli alberi. Dormiamo. Ok, tutto tranquillo l'accampamento. Sì, tutto tranquillo. Ne ho visto uno qua giù. Ok. Sembra tutto tranquillo. Facciamoci una bella zuppa di pesce. La colazione dei campioni. Pesciolini. Oh, eccoli. Preso. Vedete che vi dico, ne prendo un po' di più e li metto ad essiccare. Oi. Ammirare con sta roba è, non dico impossibile, ma quasi. La pentola. Devo fare la zuppa di colazione. Olè.
Riempiamo anche la nostra borraccia, perché quando eravamo nella grotta l'ho bevuta un bel po'. Più della metà dovrei averne bevuta. Metti qui. E ci facciamo una bella zuppa di pesce. Metti. Perfetto. E gli altri pesciolini li mettiamo ad essiccare. Non dovrei avere nulla. No, l'acqua è al 34%. Dammi qua. La riempiamo dal nostro raccogliacqua. Dovrebbe essere al 100%. Perfetto. Organizzatissimi. La nostra zuppa sarà pronta a breve. Oh, penne. Quel cerbiattolo la vivrà per oggi. Anche se qua... quasi quasi mi sa che non vive quel cerbiattolo, ragazzi. Anche se trovassi un po' di guane sarebbe meglio. Pelle di lucertola ne abbiamo 4. Ah, qui abbiamo un pezzo del mutante lì di Virginia, purella. Pelle di cervo, una sola. Tocca ucciderlo. Lunga. Posso tenere l'arco incoccato e teso. Preso. Riprendiamoci le frecce. 2 su 3. Ok, buono. Pelle e carne. A posto? Sì, tutto a posto. E tu? Io fossi in te, me ne andrei, perché oggi qui abbiamo bisogno di carne. Anzi, no, tocca ucciderlo, ragazzi. Vediamo se riesco a recuperare questa, no? Oh, che liscio. Oh, ma... Ok. Sempre 2 si riesce a riprenderne. Siamo pieni di carne, quindi dobbiamo metterla nell'essiccatoio. Non la lucertola, ma... Voilà. Detto questo, iniziamo a costruire. Voglio costruire, giusto per dire ce l'abbiamo, una casetta decente. Perché sta roba, cioè immaginate che noi stiamo dormendo sotto questo aggeggio, in termini di gioco e di gameplay non cambia nulla. Però noi lo facciamo a roleplay, mettiamola così. Allora, le nostre opzioni sono una bella capanna di tronchi, che ne vuole 82 più, santa miseria. Una piccola capanna che ne vuole 13, che già sarebbe meglio di quello che abbiamo. Oppure noi potremmo farci un gazebino. Potremmo farci questa bellissima casa sull'albero. Ma anche questa, guarda bella, ci facciamo questa, la casa sull'albero alpina. Ci facciamo bellissima, che ci costa meno tronchi, una corda sola. Questa non è male. Ce la facciamo in uno di questi alberi qui. Ma in realtà potrei farmela anche qui, guarda. Qui, su quest'albero qua. Non è male per niente. Siamo diretti all'andar via. Siamo un po' visibili, in realtà. Ma chi se ne, tanto la situazione degenererà comunque. Quindi è uguale, me la potrei fare qui in questi alberi o in questo. Ce la facciamo in questo. Ce la facciamo in questo. Allora, l'entrata la voglio al di qua, così. Tac. Adesso, per costruirla, la corda ce l'abbiamo. I legnetti non sono un problema. Intanto portiamo vicini i tronchi, mettiamo quelli. La cosa che ci vorrà un po' di più è i tronchi.
perché ce ne mancano ancora 17 e 8 legnetti. 17 tronchi sono un bel po', sono praticamente due carrellini pieni. Quindi, non so se ci basteranno gli alberi qua giù in fondo dove andiamo di norma a tagliare la legna. Probabilmente toccherà andare qua, nella zona un po' più pericolosa, che lì siamo più in vista ed aumentano le probabilità che passi qualche indigeno e ci veda tagliare gli alberi e si incazzi. Però che ci dobbiamo fare? Faremo del nostro meglio, staremo attenti, anche perché abbiamo l'accetta moderna che ci fa tagliare gli alberi piuttosto velocemente, quindi... Uno è ruzzolato giù, sta ruzzolando adesso. Tagliamo questo. E anche... Vabbè, intanto mettiamo via. Questo mi cade tutto giù. Questo è abbastanza... È quasi inutile tagliarlo, quell'albero. Oh, l'iguana! Questa ci serve, eh? Questa ci serve. A prescindere dalla carne. Dove cavolo l'ho messo l'arco? Questa ci serve. Poi ma lunga l'ho fatta. No! Ci sono andato vicinissimo. Presa. Ci serve per la pelle. Perché con la pelle di iguana ci facciamo l'armatura. E poi a sto punto ce la mangiamo anche. Però principalmente questa la volevo per la pelle. I conigli pure dovremmo cacciare un attimo. Sempre per la pelle. Vabbè, tanto ci servirà. Intanto buttiamo giù questo. Ci servirà dell'altro cibo. Cioè questa carne essiccata non ci durerà a lungo. Quindi poi le prossime volte cercheremo di far combaciare le cose. Cioè quando abbiamo bisogno di cibo, cacceremo animali in base alle pelli che ci mancano. E quindi così ci mangiamo gli animali. Voilà, questo è pieno. Ho visto un'altra lucertolozza. Ok, per ora dovrebbe andare. Il carrellino dovrebbe essere pieno. Eccoci. Ok, gli ultimi 5 tronchi e poi i legnettini. Prima che laggiù abbiamo disboscato tutto, quindi adesso ci tocca correre un attimo di rischi in più e tagliare qua. Tra l'altro qui abbiamo anche bastoncini, quindi perfetto, perfetto. Qui. Tagliamo... Guarda che bella la nostra casetta. In questa si vede un casino, perché si vede un casino, però... Probabilmente attirerà attenzioni, probabilmente. Olè. Non mi pare che facessero male gli alberi che cadono, ma per sicurezza...
quel dino lì che ci guarda. Ok, abbiamo tronchi più che a sufficienza, legnetti. Ok, siamo pieni anche di legnetti. Voilà. Voilà. Guardate che bella. Olè. E qui possiamo dormire e salvare la partita quando necessario. L'importante è averci un luogo. Poi quale è non importa. Ora noi ci abbiamo tutte e due. Chissà se la posso rompere questo. Mi sa di no. Mi sa di no. E vabbè, abbiamo due cose. Qui l'acqua si è asciugata tutta? O è quando ho preso... Questi qui dovrebbero essere già belli che essiccati. Giusto? Sì. Abbiamo le lucertole da essiccare prima che mi vadano a male. Coniglio essiccato, lucertole crude. Ok, il coniglio a posto, tutto essiccato, perfetto, abbiamo tutto essiccato. Vediamo con la pelle di cervo che ci si poteva fare. Borsa per lance, completo termico. Ah, ecco cosa ci serviva al cervo, per il completo termico. Mentre invece quella di coniglio, rimuovi tutto. No, il coniglio ne avevo, non ne ho io di pelle di coniglio. Non ne ho neanche una di pelle di coniglio. Oh, ah, ci ho fatto la borsetta per le bacche. Probabilmente me ne serve ancora. Vediamo se c'è un coniglio in giro. Eccolo, guarda, uno scoiattolo. Che è questo? Preso. No, ci dà solo carne. Ci dà solo carne, ok, quindi coniglio dobbiamo cercare. Svelato il mistero di che carne danno. Ora però l'essiccatoio è pieno? No. Ah, danno carne di coniglio. No, danno carne piccola. No, volevo prendi qua. Non la posso mettere questa a essiccare, eh. Carne piccola crudo. Forse non si può mettere nell'essiccatoio. Ma vabbè. Vabbè. Per ora ce la teniamo. O la cuocio. Ma la cuocio. Perché sprecare il cibo? Te, buttali. Proprio sul legno. Madonna. Sul legno incandescente. Sai ma buona che viene questa carne. Deliziosa proprio. Deliziosa. Sta penna che ci facciamo le frecce che, a proposito di frecce, quante ne abbiamo? Perché abbiamo quelle buone 8, me le conta tutte. Ok, me le conta tutte insieme, non fa distinzione tra le frecce buone e le frecce schifose, che tra l'altro mi sa sto usando quelle buone. Già, guarda qui con quest'arco del cavolo. Mangiati il pezzettino di carnina lì che era lo scoiattolo. Ecco qua. Che non mi ha sfamato niente, povera bestia, povera bestia. Ok, la casetta nell'albero ce l'abbiamo, l'essiccatoio ce l'abbiamo. Questa, ripeto, l'ho fatta più per carineria che altro. La casetta nell'albero ce l'abbiamo, l'essiccatoio ce l'abbiamo, il raccogliacqua ce l'abbiamo, per la nostra sopravvivenza abbiamo tutto. In realtà, guarda, se volessimo fare altro, potremmo fare...
Queste robe qui sono proprio estetiche al mille per mille. Le trappole al momento non ci servono perché siamo tranquillissimi con i nostri amici indigeni. No, sono sicuro che c'è. Sono sicuro. Eccolo, il giardino, quello dicevo. Ci possiamo fare qui sotto. Piazziamo uno qui. Ma vediamo uno, perché io mi ricordo che c'entrava un sacco di roba. Ah, gli possiamo dare le dimensioni adesso. Bello, 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 bello. Così. Vai. Qui ce n'entra di cose, eh. Quanti sono? 4 tronchi che già abbiamo. Perfetto, guarda qua. Olè. E qui ci andiamo a piantare i nostri semini che dovremmo avere. No. Le bacche, basta, oh. Eh sì, speravo di avere calendule, cose così, però male che vada. Abbiamo piantato l'aloe e i mirtilli, quindi male che vada ci facciamo una scorpacciatona di mirtilli. Poi man mano troveremo, spero, anche semi di calendula, cicoria e cose così, perché ce le abbiamo, ma non abbiamo i semi. Perché? Perché con la cicoria ci possiamo fare il mix energetico, che è... no... E mentre con la calendula il mix salutare. Siamo strapieni di medicine, ma è bene averlo. Soprattutto il mix energetico a volte fa comodo. Che si fa con la calendula e... cioè la cicoria e... che pianta è quest'altra? Non è la calendula. Quindi è un'altra pianta che non conosciamo. Un'altra pianta che non conosciamo. Poi qui piantiamo tutto e ci raccogliamo le nostre piantine piano piano. Non mi ricordo se andava annaffiato. Mi sa di sì, con la pentola tanto penso lo possiamo annaffiare. Vediamo. O non va annaffiato adesso o non andava annaffiato proprio. Vabbè. Vabbè, io mi preparo qua una zuppa di pesce. No, è essiccato, quindi me bevo un po' d'acqua bollita e il pesce me lo mangio così. Oh, perfetto, piove pure. Detto questo, io mentre che preparo la zuppetta di pesce essiccato vi saluto qui e noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove andremo... per la vostra gioia, nello yacht. Mi ha spento il fuoco. Vabbè, lo ci penso poi. Perché adesso non me lo fa più prendere? Ho dupato la pentola! Ho dupato la pentola! What? Non ho capito bene come ho fatto, ma l'ho fatto. Ho dupato la pentola. Adesso abbiamo 2 pentole. Ok, va bene. È per questo che non posso raccoglierle, perché il limite di pentola è 1. E ci sono più pentole in gioco, se non sbaglio. Ma questa l'abbiamo dupata. Cioè, proprio... non so neanche io come. Va bene, ok. Ok, dicevo. Per la vostra gioia, nel prossimo episodio andremo a... indagare un po' di più sulla vicenda del gioco. Non andremo in cerca di oggetti, ma torneremo allo yacht e cercheremo di capire bene che diamine è successo lì intorno, anche perché abbiamo ben 2 audiocassette da ascoltare, la 1 e la 2. Sentiamo se sono musica oppure se magari qualcuno che parla, qualcosa del genere. Ascolteremo anche questo, non me lo sono dimenticato. E il Walkman ce l'abbiamo, le batterie ce le abbiamo, quindi siamo a cavallo. Alla prossima.